Vallare canatese di Federico Giampaolo, il match del Mariani Pavone contro il Chieti. La squadra di Grandoni approccia bene la partita, salvo poi farsi rimontare dai giallorossi che tengono la vetta della classifica a braccetto col Notaresco. Moduli a specchio in avvio per i due tecnici che scelgono entrambi il 3-5-2. Grandoni sostituisce lo squalificato Venneri con Brugaletta che rientra dall'infortunio e avanza Fantauzzi sulla linea del folto centrocampo a sostegno delle due punte Traini e Bruschi. Giampaolo senza Monti e capitano Dari si affida a Ficola Esposito e Rudiens in difesa, arretra Borrelli a centrocampo con Dodi e Monachesi sulle ali a supporto della coppia Pera-Goretta. I neroverdi abruzzesi partono bene, al primo affondo utile passano, al 12° Milizia dalla sinistra pennella il cross al bacio per la testa di Fantauzzi che incrocia alle spalle di Sprecacè per la gioia dei numerosi supporter neroverdi. L'1-0 entusiasma il Chieti che al 18° tenta la conclusione dalla distanza con Mazzolli. L'area canatese invece esce alla distanza, bisogna attendere il 25° per vedere la prima azione pericolosa di marca ospite. Pera raccoglie il traversone dalle retrovie e scatta sul filo del fuorigioco, ma un super camerlengo dice due volte no all'attaccante leopardiano. Regola per gli ospiti al 28° quando Rugens è costretto a lasciare anzitempo per infortunio il campo. Giampaolo getta nella mischia prima Raparo e poi Lattanzi per Monachesi. La gara è viva e al 39° si fa rivedere ancora una volta Chieti con un'azione personale di Milizia che si accentra e va alla conclusione costringendo Sprecacè ad alzare in corner. Col passare dei minuti però l'area canatese prende in mano il pallino del gioco e al 44° sigla il gol del pari. Azione insistita dei giallorossi, camerlengo esce male sul traversone di Borrelli per poi compiere il doppio miracolo prima su Goretta poi su Lombardi, ma nulla può al terzo tentativo sulla rasoiata di Dodi che fissa il punteggio sull'1-1. Nella ripresa l'area canatese scende in campo con un altro piglio e al quinto, sempre con Dodi, scheggia il palo alla sinistra di camerlengo e il preludio al sorpasso giallorosso che si concretizza al 7°. Angolo di Borrelli, Ficola in area, anticipa la difesa teatina insaccando il piattone che vale il 2-1 in favore degli ospiti. Prova a cambiare qualcosa Grandoni inserendo Catalli e Bruni in luogo di Bruschi e Vittiglio, passando così di fatto ad una sorta di 4-4-2, ma l'andamento della gara non cambia. Al 31° c'è nervosismo sulla panchina dell'area canatese e Rugens viene espulso per proteste, mentre in campo i valori tecnico-tattici alla lunga emergono e gli ospiti guidano le operazioni. È ancora Pera a chiamare in causa per due volte consecutive in due minuti un super camerlengo. Al 34° e al 36° l'estremo teatino si supera sull'attaccante giallorosso involato a rete, oggi impreciso sotto porta. Nel finale la partita si incattivisce, prima dalla panchina dell'area canatese viene allontanato un dirigente, poi in campo Ricci commette fallo su Lombardi e rimedia il rosso diretto. Oltre la sconfitta anche la beffa per Grandoni che domenica prossima contro il Giulianova dovrà fare a meno sia di Ricci che di Venneri in difesa e di Traini in avanti. Festeggia invece l'area canatese che torna a casa a bottino pieno e vola a vele spiegate in testa al campionato. Mister, è arrivata questa sconfitta con la canatese, peccato perché il Chieti era partito bene. Sì, sì, le partite poi durano 90 minuti, quindi alla fine questo giochino, quello che conta è quello che dice il campo al 90°. Il campo ha detto che abbiamo perso contro una squadra forte, sono contento di quello che abbiamo fatto soprattutto nella prima mezz'ora, 35 minuti, in cui abbiamo fatto onestamente forse la miglior parte in questo campionato. Poi la loro forza, la loro bravura è buona fuori, peccato con il senno di poi aver preso il 2-1 su un calcio piazzato e poi dopo è anche vero che l'ultimo minuto abbiamo rischiato di prendere in diverse situazioni anche il 3-1 e purtroppo non abbiamo portato niente a casa, quindi non dobbiamo fare altro che, come dico ogni volta, rimboccarci le maniche, lavorare e andare avanti. C'è amarezza perché avete preso i gol da due difensori. Ma l'amarezza c'è a prescindere da chi ha fatto gol, perché non abbiamo portato a casa nessun risultato positivo, quindi al di là di chi ci ha segnato, ripeto quello che ho detto adesso in precedenza, dobbiamo assolutamente, come facciamo quotidianamente, rimboccarci le maniche, lavorare in modo serio come stiamo facendo e andare avanti. Mister, sulla prossima partita peseranno anche le squalifiche perché mancherà Venneri che già mancava oggi, a cui si aggiunge Ricci e Traini.
Sì, andremo giù a Nava senza questi tre giocatori, quindi questo saranno tre assenze assolutamente importanti, però metteremo, come si dice in questi casi, perché poi la verità, metteremo in campo una squadra gagliarda lo stesso. Mister Giampaolo, in una domenica dove sono mancati gol degli attaccanti, a risolverla per l'Arecanatese sono stati i difensori. Sì, è un segnale positivo, perché quando gli attaccanti non riescono a fare gol ci pensano i difensori, anche se poi il secondo tempo penso che Per abbia avuto diverse occasioni per fare gol, non ci siamo riusciti per chiudere definitivamente la partita, però l'importante è creare occasioni, poi il giocatore le può sbagliare, può fare una grande parata il portiere. Noi siamo partiti non benissimo, devo dire, perché il Chieti è partito molto forte, meritatamente sono andati in vantaggio. Poi questa squadra, dopo diciamo la prima difficoltà, riesce a tirar fuori il meglio in tutti loro. Ripeto, potevamo chiuderla molto prima, però sono contento, perché questa è la settima vittoria su 8 partite. Non era assolutamente facile vincere qui a Pineto con il Chieti. È una squadra che ha tutte le potenzialità per arrivare lontano. Ma questo non lo so, sicuramente è una squadra che nelle difficoltà riesce a giocare alla grande. Guardo anche la partita col Giulianova, 11 contro 10, che abbiamo ribaltato il risultato. Per un allenatore sono segnali molto positivi. La cosa che non mi è piaciuta, tra virgolette, è quell'inizio che il Chieti ci ha messo sotto, ci siamo un po' abbassati, abbiamo peccato un po' di personalità, perché poi quando la squadra gioca, come dicevi tu, a giocatori di qualità...